In questo particolare periodo storico è davvero complicato accaparrarsi un notebook economico sotto i 500 euro, perché il mercato offre tantissime alternative differenti. In questa fascia di prezzo, inoltre, sono presenti tantissimi prodotti che talvolta non garantiscono un'esperienza tutto sommato dignitosa. Per questo motivo abbiamo deciso di aiutarvi. Quindi seguiteci perché andremo a dare un'occhiata ai migliori notebook economici sotto i 500 euro. Come primo prodotto di questa particolare guida vogliamo consigliarvi l'acquisto del Lenovo IdeaPad 3 Chromebook. Con a bordo il sistema operativo Chrome OS, questo dispositivo può garantire grosse prestazioni, nonostante alcuni componenti non particolarmente potenti. Il merito va a Google, che ha saputo confezionare un sistema capace di far rendere al meglio processori poco performanti. Per quanto concerne le sue specifiche tecniche, troviamo un processore Intel N4020 abbinato a 8 GB di memoria RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. A tutto questo si aggiunge un display da 14 pollici con risoluzione 720p. Qualora vi servisse necessariamente Windows 10, vi consigliamo di acquistare il medesimo dispositivo, con a bordo appunto il sistema operativo della società di Redmond. Mantiene praticamente le medesime specifiche tecniche, ovvero un processore Intel N4020 accompagnato da 4 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione SSD. Per quanto concerne il display, l'IdeaPad 3 vanta un pannello da 15,6 pollici Full HD, ossia 1920x1080 pixel, perfetto per coloro che desiderano guardare i migliori contenuti dai maggiori servizi on demand. L'Acer Swift One rappresenta un ottimo prodotto per componentistiche interne e prezzo di vendita. Si tratta di un dispositivo equipaggiato da un processore Intel Pentium N5030. Con i suoi 4 GB di RAM e un SSD da 128 GB, garantisce buone prestazioni in tutte le varie operazioni quotidiane, come la consultazione di email e le varie applicazioni del pacchetto Office. Per quanto riguarda il display, questo notebook è dotato di uno schermo da 14 pollici con risoluzione Full HD, vale a dire 1920x1080p, che potrebbe sicuramente farsi valere anche nel campo multimediale. Acquistare un prodotto con una buona dotazione hardware, rispettando il target di prezzo prestabilito, è piuttosto difficile. Tuttavia, il mercato offre qualche strada semplice e in questo terreno troviamo uno dei migliori notebook economici in circolazione. Stiamo parlando di un portatile che si caratterizza per il suo processore Intel J3455, accompagnato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Queste specifiche sono perfette per coloro che desiderano consultare quotidianamente la posta elettronica, oppure per compiere tutte quelle attività quotidiane, e persino guardare i contenuti multimediali, dato che vanta un display da 15,6 pollici con una risoluzione in Full HD. Uno dei protagonisti indiscussi di questa particolare guida, grazie ai suoi innumerevoli prodotti che talvolta riescono ad entrare nel cuore degli appassionati, per il loro rapporto qualità-prezzo. Un dispositivo che possiede il processore Intel Lake N4000 ed è dunque capace di rendere efficienti le operazioni di tutti i giorni. Ad assistere una buona CPU ci pensano invece 8 GB di memoria RAM e ben 256 GB di memoria interna, per assicurare una buona reattività all'apertura delle applicazioni di ultima generazione. E poi bisogna sottolineare la presenza di uno schermo con una diagonale di 14 pollici e una risoluzione in Full HD. In questa speciale guida ai migliori notebook economici abbiamo inserito un piccolo bonus, rappresentato dal nuovo Surface Go di Microsoft. Si tratta di un tablet dotato di un processore Intel Pentium Gold 4415Y, abbinato con una scheda grafica integrata Intel HD615. Per quanto riguarda le memorie, il Surface Go è equipaggiato da una RAM da 8 GB e un SSD da 128 GB. Il peso è di soli 0,522 kg e quindi rappresenta un buon compagno di viaggio. Vogliamo chiudere in bellezza presentandovi un dispositivo dalle ottime specifiche tecniche, venduto ad un prezzo leggermente inferiore alla soglia dei 500 euro. Stiamo parlando del Surface Laptop Go di Microsoft, che per alcuni possiede un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Iniziamo col dire che a bordo troveremo il sistema operativo Windows 10. Entrando in quelle che sono le sue specifiche tecniche, questo prodotto vanta un processore Intel Core i5-10035G1, operante a 3,6 GHz con 4 GB di memoria RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. Tra le sue specifiche troviamo anche un display PixelSense da 12,45 pollici, con una risoluzione custom di 1536x1024 pixel, perfetti per guardare contenuti multimediali oppure per giocare sfruttando il cloud di Microsoft. E voi? Qual è il vostro laptop ideale? Fatecelo sapere con un commento e non dimenticate di iscrivervi per non perdere i prossimi contenuti video.